just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Salve e buona visione a tutti da Cinemarte. Dopo il successo della mia recensione del musical bellissimo dei V, Tommy, io e la grande ottima regia di Cinemarte abbiamo pensato di proporvi l'altro grande musical dei V, ovvero Quadrophinia. È un bellissimo musical drammatico uscito al cinema nel Regno Unito il 2 novembre del 79, molto ben sceneggiato e diretto da Frank Rodham, tratto dall'omonimo fantastico album del 73 dei V, che ne sono anche autori e produttori esecutivi. Il film dura 115 minuti. Interpreti principali sono Phil Daniel nel ruolo del protagonista Jimmy, Leslie Ash nel ruolo di Steph, Mark Wingett nel ruolo di David, Phil Davis nel ruolo di Chalky, Ray Winston nel ruolo di Kevin, Gary Shell nel ruolo di Spider, appunto. E poi abbiamo ancora Daniel Peacock nel ruolo di Danny, Kate Williams nel ruolo di Miss Cooper, Timothy Spall e Dulcis in fundo, il grande magnifico Sting nel ruolo di Ace Face, giovane agguerrito e spinto, bello e crudele, molto bravo e brillante, davvero convincente nel suo ruolo. Il film narra la storia di Jimmy, un giovane mood, del suo giro di amicizie e degli scontri con le bande rivali dei Rockers, creando grande scompiglio nelle città inglesi. Jimmy, una volta perso il lavoro, viene cacciato fuori di casa dal padre, percorrendo una brutta strada dove cercherà rifugio nelle droghe e restando molto deluso rispetto agli ideali a cui lui teneva molto. Ambientato a Londra negli anni 60, Jimmy si invischierà nella banda dei Mood, dall'inglese modernist, ovvero ragazzi ben vestiti, alla guida di scooter italici come Lambretta e Vespa, che rivaleggiano con i Rockers, un'altra banda amanti del rock and roll americano anni 50, vestiti con giubbotti di pelle e alla guida di grosse e potenti moto. Jimmy così cercherà di dare sfogo alle sue ansie giovanili all'interno della sua band con i suoi amici Dave, Chalky e Spider, facendo abuso di alcolici e anfetamine. Nei tre giorni di festa della Bank Holiday, i Mood e i Rockers si scontreranno in modo violento a Brighton, cittadina della costa meridionale britannica. Il film rievoca in codesto modo un episodio realmente accaduto e molto conosciuto come la battaglia di Brighton, avvenuto nel maggio del 64. In seguito ai disordini, Jimmy finirà in prigione insieme ad Ace Face, l'idolo dei Mood, un giovane idolatrato e invidiato per il suo inconfondibile stile. Ma qui mi fermo per non spoilerare. Vi dico solo che Jimmy alla fine vedrà crollare inesorabilmente le proprie certezze e sarà la fine dei suoi sogni, avviandosi così verso un finale drammatico. Il film, che è il manifesto dell'inquietudine giovanile, ambientato nell'universo Mood, si avvale della superba musica rock dei V e in Italia ha incassato quasi 64.000 euro.
Quadrofinia era e resta come uno dei più credibili e riusciti manifesti generazionali, inconsueto e a volte un po' grezzo, dominato dalla camera a mano, ma potente e molto efficace come un riff di Townsend o una rullata, di Keith Moon e naturalmente con la voce rock magnifica di Roger Daltrey. A Way of Life, recitava lo slogan del film sulle locandine dell'epoca per rimarcare lo stile di vita spericolata dei Mood. In definitiva trattasi di una pietra miliare del cinema musicale del Novecento. L'opera rock dei Who è immensa e magnifica. In particolare vi segnalo il bellissimo brano di punta 515, che sottolinea magnificamente il momento clou quando Jimmy, deluso e amareggiato, prende il treno delle 5:15 per tornare a Brighton, il luogo dove per la prima volta si era sentito realmente un mood e dove credeva di aver trovato una ragione di vita. Il film indimenticabile è da vedere assolutamente, quindi straconsigliato. Quadrofinia, buona visione musicale a tutti voi. To do a little bit of flying with a difference. A band now that haven't had a single out for 2 years. They've taken a track off the forthcoming LP, Quadrofinia, I think it's called, and it's 5:15, and it's The Who! Thank you.
Cinema arte è questo, arte, cultura, musica, tutto, tutto ciò che nobilita l'animo umano, signori, tutto ciò che nobilita l'animo umano, questo è cinema arte.